Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. E incominciamo questo video con questa frase: sono un uomo di avventura, devo seguire il mio destino. Harry Avery 1694. Ragazzi, allora, come avrete già capito, questo è il primo capitolo di Uncharted 4, ragazzi. Andiamo a vedere che già ci troviamo in mezzo alla merda, ragazzi, con Nathan Drake. Non va per Reggiti! niente bene. Nathan! Ci sono le costole! Sì, lo so! E accelera! Sto già andando più veloce che posso! Vediamo un pochino, ragazzi, di svincolare da questa situazione. Non ho parlato per seguire l'audio, per seguire l'audio e per farvi anche seguire l'audio. Quindi andiamo avanti. Questa è l'isola. Vediamo un attimino. Andando avanti. Cerchiamo di fottere questi stronzi, ragazzi, cerchiamo di fottere questi stronzi. Vieni qui. Stiamo andando de puta madre, ragazzi. Vediamo un attimino. E andiamo, ragazzi, andiamo, vediamo. Oh, ragazzi, il barcone qui c'è. Minchia, questo lancia pure le mine, raga. Cerchiamo di non restare in scia. Come dice. Vediamo di non farci più prendere dalle mine. Qui io vedo il sangue, ragazzi. Vedo il sangue. Vediamo di non restare in scia. Ragazzi, cazzata, cazzata. Ancora non sono morto, però. Ancora non sono morto. Vediamo. Che succede? Vediamo che succede. Abbiamo. Ci ha preso. Diciamo che ci ha quasi preso, eh. Ci ha quasi ucciso. Diciamo che ci ha quasi ucciso questa cazzo di vento. Nathan, un par de ciupoli, bello. Quindi. Ah, ok, dobbiamo sparare. Quasi spara, ragazzi. Fatemi saltare in aria. Il karma non perdona, ragazzi. Premiamo triangolo per ricaricare. E vediamo un attimino. Questi ci stanno a sparare, raga, eh. Ce l'ha fatta lo stronzone a riparare il motore. Adesso, aia, aia, che ci sparano addosso. Scogli davanti a noi. Eccoli qua, gli scogli. Non vedevo un cazzo, invece. Questo vedeva gli scogli. Vedeva gli scogli. Reggiti forte, ragazzi. È spettacolare questo gioco. Ragazzi, è veramente qualcosa di. Almeno. Oh, eccola lì, ragazzi. Eccola lì. Nathan, cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Ragazzi, una suora. Questo è il vero problema.
Una sua ora. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu la rissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia Ascoltiamo. il diritto di tirargli un pugno? Nathan il Non era solo per il rissoso. libro. Non era solo per il libro, magari gli stava sul cazzo. A suora, e Per dai, cosa allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. E la suora è andata via, ci ha lasciato qui. Che vedi, ci fanno l'alfabeto Morse, Sam. ragazzi. Chi è Sam? La domanda sorge spontanea. Chi è Sam? Presumo che dovremmo scavalcare la finestra. Sì, mi lascia il richiamo dell'avventura, ragazzi. Vediamo. Ti vedo, eh. Allora, guardiamo bene dove dobbiamo andare. E qui io non vedo nulla per passare. Ah, ecco, dobbiamo andare da Si questa sale. parte. Qui si sale. Come dice. Minchia, non c'è nulla. Non c'è nulla. Ah, quindi noi siamo. Ok, perfetto. Andiamo avanti, vediamo fino a che possiamo. Qui ci stanno due finestre aperte. Oh, qui si cade di sotto invece. Andiamo su una di queste due finestre, andiamo a vedere. Fai piano. Ah, c'è sta porta aperta, vediamo un po' che dice. Comunque, ragazzi, è veramente una figata questo Colpa. È nostro gioco. dovere aiutare i ragazzi come lui. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Cosa vuole che faccia? Sa già come la penso. Oh, no, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non può rimandare il problema. Semi Nathan, cerchio. parlerò con lui domattina stessa. D'accordo? Buonanotte, padre. Notte, sorella Catherine. Abbiamo la suora qui che ci rompe i coglioni. Noi dovremmo andare avanti, credo. Vediamo che cosa. Non c'è un cazzo, ragazzi. Vediamo se riusciamo a trovare una via d'uscita, perché a quanto mi sembra di capire dovrebbe essere una fuga o qualcosa del genere. Oh, Mi dà un era mica qualcosa. chiaro. Allora, ragazzi, vediamo che cosa dice questo foglio. Vediamo che cosa dice questo foglio. Quindi niente, ragazzi. Allora, questa è una nota disciplinare. E noi siamo Nathan Drake, per chi non l'avesse ancora capito, però all'età bambina. Diciamo, quando era ancora un bambino. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Lì c'è la suora, andiamo di qua. Ah, ecco, Accidenti. perfetto. Quindi dobbiamo andare per forza dove sta la suora. La suora maledetta. Vediamo. Mi dice di premere L3. Devo arrivare a quell'uscita.
quella finestra. Ah, quindi ragazzi, il nostro obiettivo è arrivare a quella finestra. Forza. Vediamo, vediamo. Senti, sorella. Ce l'abbiamo fatta. Che fa la suora, ragazzi? Cioè, vedo male. Una suora che fuma, ragazzi. Una suora che fuma. Non capisco come. Sorella Katrin. Oh, diamine. Vedi come scappa la sorella quando. Potrebbe aprirmi il cancello. Arrivo, padre. Ah. Mi ha quasi visto, ragazzi. Ma non capisco perché. Non riesco a staccarmi da questo punto, non riesco a staccarmi da. Ok, ragazzi. Minchia. Caliamoci. E vediamo. Vediamo dove. No, ragazzi, invece di andare su con la X mi sono lasciato come un coglione. Va bene, dai. Ho smaltito io, ragazzi, ho smaltito io. Invece di premere X ho premuto cerchio. Quindi dobbiamo andare avanti. Perfetto. E adesso dobbiamo saltare. Vediamo dove ci porterà tutto questo cammino. Vediamo. Porca puttana, ragazzi. Porca puttana. Ok, siamo riusciti ad arrivare. Raccogliamoci questa torcia che magari ci può essere utile. Ragazzi. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Fai quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cazzarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Bel salto. Andiamo, dai, dammi la mano. Seguiamo il fratellino, ragazzi. Seguiamo il fratellino. Un ritiro religioso. Come sta, padre Duffy? È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. No, non mi servono le manzine. Questo via se lancia, ragazzi. È stato facile. È stato facile. Cavolo. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto. Tu seguimi.
Guarda qua. Wow. Ragazzi, siamo pronti a salire. A quanto sembra doveva esserci una porta aperta. Un paio di volte. Ma siamo rimasti inculati in pratica, non c'è più questa porta aperta, quindi dobbiamo arrampicarci. Tieni premuto L1 e saliamo. Quindi? Ah, quindi devo spostarmi di lato perché giustamente c'è. E tu cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Chi? Crystal? Ma abbiamo alti e bassi. Per ora soprattutto bassi. Fino a qui, ragazzi, tutto bene. Puttana Eva, dove dobbiamo andare? Perfetto. Quindi seguiamo sempre il fratellino. Minchia, dove cazzo è andato questo? Andiamo a vedere che sta... Ah, ecco, ragazzi. Non so quanto serva la rincorsa, non so se riusciremo. Minchia! Non pensare e salta, puoi farcela! Ho capito, mi ha fatto cagare in mano però questo. Io avevo preso la rincorsa per saltare e mi ha fatto veramente cagare in mano sto testa di cazzo. Poi diciamo, ragazzi, che mi sono cagato in mano un attimino. Resto con te, resto con te. Meno male che ci hanno ripresi, perché sennò avevamo fatto la fine del topo. Forte, eh? Fortissimo. Ah, fortissimo, sì. Molto ironico, Nathan, molto ironico. E quindi ok, ragazzi, ok, pieghiamoci. Tra poco c'è un salto, spero che non sia come quello di prima di salto, perché me so cagato in mano. Ragazzi, questo è parkour, eh? Anzi, meglio del parkour, eh? Pronto Tarzan, un par de palle. Vediamo. Sì, vai avanti. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È arrivato anche il fratellino. Dove cazzo? Ah, eccolo qui. Ah, ecco, perfetto. Andiamo a seguire sto pazzo scellerato. È troppo alto. D'accordo, allora dai il giro. Ah, ecco. Bel panorama, eh? Sì. Minchia. Non male. Ragazzi, è spettacolare questo gioco, è spettacolare. Non nego che su questo tetto. No. Sai dove devi andare, giusto? Più o meno. Avrei voluto fare una live, ma non me la lascia fare, quindi mi sono visto costretto a fare un video. Seguiamo sto scellerato e quello che sta facendo. Io non lo vedo più, ragazzi, non lo vedo più, non vedo. Ah, eccolo qui. Quindi dobbiamo cadere dall'altra parte del... Ok. Coraggio, per non morire
trafitti dall'inferiata. Minchia, ragazzi. Vediamo un attimino di non morire trafitti dall'inferriata e cerchiamo di saltare al tempo giusto perché il pazzo lì ha. È la seconda volta, ragazzi, la seconda volta già che rischiamo di morire, che ci prende così. Un po' a bucio de culo ce l'hai fatta. Vatti a cambiare mutanda perché sicuramente te sarai cagato sotto. No, a parte gli scherzi, ragazzi. È qualcosa di. Sai cosa? Cosa? Che Questa volta lo fai tu. cosa devo fare Davvero? Sì, davvero. Io ti vengo dietro. io? Quindi con L1 devo lanciare. Proviamo. Wow, ragazzi. Ok. E ora? Questo è rimasto attaccato così. Che famo? Oh, gliel'ha fatta. E quindi? Ah, Dai, c'è una scala, sbrigati. cioè. Dopo di me, dopo di me. Non avevo visto la scala, ragazzi. Ma Scendi. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Hai preso la 250. 250? Che stai farneticando? No, è la 502C. E non mi dite, ragazzi, che questo ci ha Incredibile, fatto cioè. uscire dal Dove collegio vai? per farci vedere la moto. Questo è un Come posso? folle. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio Un d'anni paio uscirai. d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa Non sai schifo. quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Ho Cosa? trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Ragazzi, io penso che questa sia La la senti? fine del capitolo. Ovvio che sì. E penso che per oggi possa bastare una piccola anticipazione sul prossimo Stava video. starma quasi quello che sperava, Per eh? questo video è tutto, un Mazza saluto da cavolo! Maxi, al prossimo video, ciao a tutti!
impegnato.